Capitolo 12. L'accampamento Lawrence. Beth era l'ufficiale postale. Stando quasi sempre in casa, ella poteva attendere a quel servizio con regolarità. E poi si divertiva un mondo lei ad aprire ogni mattina quella porticina e a distribuire la corrispondenza. Un giorno, era di luglio, ne tornò con le mani ben piene e fece il giro della casa recapitando a destinazione lettere e pacchi come un postino. «I tuoi fiori, mamma? Lori non se ne scorda mai», disse mettendo il mazzolino fresco nel vaso che stava nel cantuccio della mamma e che l'affettuoso ragazzo non lasciava mai senza fiori. «Signorina Meg March, una lettera e un guanto», proseguì consegnando i due oggetti alla destinataria che seduta accanto alla madre stava cucendo i polsini di una camicia del padre. «Ma io ce ne ho lasciati due di guanti e questo è uno solo», disse Meg osservandolo. «Era un guanto di cotone grigio». «Che ti sia caduto in giardino l'altro?» «No, ne sono certa, all'ufficio ne ho trovato uno solo». «Oh, che cosa antipatica, un guanto scompagnato!» «Oh, non importa, l'altro si potrà ritrovare. La lettera non è che una traduzione di quella romanza tedesca che desideravo. La deve aver fatta il signor Brooke, la scrittura non è di Lori». La signora March diede un'occhiata alla figlia maggiore, che era molto graziosa nella vesticciuola da mattina di rigatino, con la fronte aureolata di ricci. Era già una donnina, Meg. Seduta al suo tavolino da lavoro, ricoperto di rocchetti e gomitoli bianchi in bell'ordine, essa era ben lontana dall'idea che attraversava la mente di sua madre e seguitava a cucire e a cantare. Le sue dita volavano e il pensiero era pieno di fantasie giovanili, innocenti, come i fiori che portava alla cintola. La signora March sorrise contenta. «Due lettere per il dottor Joe, un libro e un vecchio cappello tanto buffo. Stava attaccato fuori perché dentro l'ufficio postale non c'entrava», disse Beth ridendo sulla porta dello studio in cui stava Joe a scrivere. «Guarda com'è furbo quell'Ori. Io gli ho detto che avrei voluto fossero di moda i cappelli a tese larghe perché così non mi scotterei la faccia nelle giornate di sole. E lui, perché ci badi alla moda, portalo ugualmente il cappello grande. Fai i tuoi comodi». «Io gli ho detto allora che se lo avessi lo metterei, e lui mi manda questo qui per vedere se sono capace di mantenere la parola, e io lo metto, per ridere un po' e per fargli vedere che alla moda non ci bado». E sovrapposto l'antiquato sombrero a un busto di Platone, Joe aperse le lettere. Una era della madre, e nello scorrere le gote di Joe si accesero e gli occhi le si inumidirono. La mamma le scriveva: «Cara, una parolina per dirti con quanto piacere io vado osservando gli sforzi che fai per dominare il tuo carattere. Tu non dici nulla delle tue prove, degli insuccessi, delle vittorie, e forse credi che non ti veda nessuno, fuorché l'amico al quale ogni giorno chiedi aiuto, se devo giudicare dalla copertina del tuo libretto che è tutta consumata. Ma ti vedo anch'io, sai, e ci credo davvero alla sincerità della tua risoluzione, giacché essa comincia a dare i suoi frutti. Prosegui, cara, con pazienza e coraggio, e credi sempre che nessuno ti segue con più simpatia e più tenerezza della tua affezionatissima mamma». «Ah, come fa bene», pensò Joe, «più che un milione di dollari, più che un mucchio di elogi. Oh, mamma, non dubitare, io lotto e lotterò sempre senza mai stancarmi perché ci sei tu che mi aiuti». E posando la fronte sulle braccia incrociate sulla lettera, Joe la bagnava di lacrime di tenerezza. Aveva dubitato che i suoi sforzi per essere buona nessuno li vedesse, nessuno li apprezzasse. L'assicurazione della mamma era doppiamente preziosa, perché giungeva inaspettata e perché veniva dalla persona la cui lode ella apprezzava di più. Joe si sentiva più forte che mai contro le tentazioni del suo Apollyon, più fiduciosa nella vittoria. Con una spilla si appuntò al biglietto materno entro la veste, come uno sbergo e un avvertimento per non farsi mai cogliere alla sprovvista. Aperse quindi l'altra lettera, ben preparata al meglio e al peggio. Era di Lori, il quale in una scrittura grossa e scarabocchiata alla brava le diceva: «Cara Joe, senti un po', domani mi arrivano dall'Inghilterra alcune giovani amiche ed amici. Voglio che ci divertiamo. Se farà bello si andrà tutti in barca a piantare la tenda a Long Meadow per fare colazione e giocare a croquet. Accenderemo il fuoco, mangeremo sull'erba come gli zingari, ne faremo di tutti i colori. Sono tutti ragazzi simpatici a cui piace quel genere di vita. Ci verrà anche il signor Brooke per mantenere la disciplina fra i maschi e Kate Vaughn per la correttezza, dato che sono delle ragazze. Voi quattro ci dovete venire tutte, nemmeno Beth deve mancare, per nessun motivo. Tutti staremo attenti a non darle soggezione. Non vi preoccupate per le cibarie, ci penso io, a quelle e a tutto il resto, basta che veniate. Su, da brave! In gran fretta, mi dico, vostro devoto amico Lori».
Oh, magnifico! Esclamò Joe e corse a dare la gran notizia a Meg. Ci andiamo, è vero, mamma? Oh, io sarò di grande aiuto a Lori perché so remare e Meg baderà alla colazione e le due piccole si renderanno utili anche loro in qualche modo. Speriamo che questi Vaughn non siano persone grandi, gente chic. Li conosci tu, Joe? Chiese Meg. No, solo questo so, che sono quattro. Kate è più grande di te. Fred e Frank sono gemelli che hanno su per giù l'età mia. Poi c'è Grazia, la più piccola, che ha 9 e 10 anni. Lori li ha conosciuti in Europa e ha trovato simpatici i ragazzi. Kate, a giudicare dal muso che gli fa quando ne parla, non deve piacergli molto, direi. Oh, son contenta che la mia veste di percale francese sia pulita. È proprio quello che ci vuole e mi sta tanto bene, osservò Meg, contenta. Tu hai qualche cosa di decente da metterti, Joe? Ho il vestito per andare in barca, quello rosso e grigio. Per me andrà benone, avrò da remare e da muovermi io. Meglio che non abbia tante preoccupazioni di stirature e di inamidature. Tu ci vieni, eh, Beth? Sì, se farete in modo che i ragazzi non mi parlino. Oh, sta tranquilla, non ti parleranno. Sono contenta di far piacere a Lori e il signor Brooke non mi dà soggezione, è tanto buono. Ma non mi devono chiedere di suonare o di cantare o che dica qualcosa. Lavorerò e non darò noia. Tu baderai sempre a me, Joe, è vero? Va bene, allora ci vengo. Brava la mia piccina che ci prova sul serio a superare la sua timidezza. Brava, brava. Lo so io cosa ci vuole a vincere i propri difetti. E una parola di incoraggiamento è come una spinta. Grazie, sai, mamma. Joe depose un bacio riconoscente sulle gote un po' smunte della madre, e alla madre fu più prezioso quel bacio che se le avessero reso la freschezza e il colore di rosa della gioventù. Amy mostrò la posta che era giunta per lei. Una scatola di cioccolatini e una figura che desideravo per copiarla. Io ho avuto un biglietto del signor Lawrence, disse Beth. Vuole che vada stasera a suonare per lui, prima che si accendano le lampade. E io ci vado. L'amicizia di Beth e del vecchio signore proseguiva magnificamente. Adesso diamoci un po' da fare e lavoriamo il doppio, così domani ci divertiremo senza pensieri, disse Joe posando la penna e prendendo la scopa. La mattina dopo, il primo raggio che penetrò nella camera delle quattro ragazze, portando seco la promessa di una bella giornata, illuminò uno spettacolo buffo. Ciascuna aveva fatto per la gita i preparativi che più le parevano adatti al caso. Meg aveva sulla fronte una fila di diavoletti in più del solito. Joe si era unta abbondantemente la faccia con la crema contro le irritazioni della pelle. Beth si era presa in letto con sé Giovanna, la più infelice delle sue bambole, per compensarla della imminente separazione. Ma il preparativo più straordinario l'aveva fatto Amy, tenendo stretto per tutta la notte il naso dentro una pinzetta per renderlo più sporgente. La pinzetta era di quelle che usano gli artisti per fissare la carta sulla tavoletta di legno, adattissima quindi per la funzione di chirurgia plastica a cui Amy la destinava. Ma lo spettacolo che ne risultava destò a quanto parve l'ilarità anche del sole, il quale si mise a splendere così vivo che Joe si svegliò e svegliò le altre con le sue clamorose risate al vedere il naso di Amy abbellito dall'insolito ornamento. Per cominciare dunque, sole e allegria, buon segno. In ambedue le case vicine ci fu tosto un gran movimento. Beth, pronta prima delle sorelle, le informava successivamente di ciò che succedeva nella casa accanto, e mentre esse attendevano ancora a prepararsi, le divertiva con le segnalazioni continuate di quanto andava osservando. Ecco l'uomo che porta la tenda. La signora Barker imballa la colazione in un cesto e in un canestro grande. Adesso il signor Lawrence osserva il cielo e la banderuola del vento. Che bellezza se venisse anche lui. Guarda, guarda Lori. Pare un marinaio. Molto elegante. Oh, povera me! Arriva una carrozza piena di gente, una signora grande, una ragazzetta e due ragazzi. Oh, povera me! Ma uno è zoppo, poveretto! Cammina con la gruccia! Lori non ce l'aveva detto. Presto, ragazze, si fa tardi. Toh, guarda, c'è anche Ned Moffat. Sicuro, guarda un po', Meg. Non è quello che ti ha salutato da lontano quel giorno quando si andava in giro a fare spese? Sicuro, è curioso, c'è anche lui. Credevo che fosse in montagna. Ah, ecco anche Sally. Ho piacere che sia tornata. Così ha potuto venire. E Meg, voltando le spalle dalla finestra, cambiò discorso e si rivolse a Joe. Dimmi, ti pare che sia in ordine? Oh, perfetto. Tienti un po' sulla gonna e metti il cappello più diritto. Così inclinato è molto sentimentale, ma al primo soffio di vento ti vola via. Pronte? Andiamo! Joe,
Non vorrei mica metterti sulla testa quell'arnese. È una cosa assurda, farai ridere tutti, esclamò Meg, vedendo la sorella che si annodava sotto la gola il nastro rosso per assicurare il cappello di paglia di Firenze, fuori di moda, con le sue falde enormi regalatole da Lori per ischerzo. Certo che lo metto, è magnifico, fa un'ombra deliziosa, è grande ma è leggerissimo. Rideranno? E lascia che ridano, che mi importa, è tanto comodo. E Joe si diresse verso la porta, seguita dalle altre. La piccola schiera indossava ciò che possedeva di meglio per l'estate, quattro facce contente, sotto altrettanti cappelli estivi eleganti, se non tutti di moda. Lori accorse loro incontro e fece le presentazioni con molta cordialità. Sul tappeto verde dell'erba la cerimonia si svolse animatamente, come in un salotto. Meg vide con piacere che Miss Kate, sebbene avesse 20 anni, era vestita con una semplicità che le fanciulle americane farebbero bene ad imitare, e si sentì lusingata dell'assicurazione del signor Ned, il quale diceva che era venuto soprattutto per vedere lei. Joe comprese perché Lori faceva sempre quella smorfia con la bocca quando parlava di Kate. Questa signorina aveva un'aria di non mi toccate, che era molto in contrasto con le maniere semplici, franche e disinvolte delle altre. Beth osservava i maschi e veniva nella conclusione che anche quel zoppo non le faceva paura ed era un essere debole e gentile, perciò si propose di essere molto buona con lui. Amy trovò che Grazia era una personcina di belle maniere e di indole gaia. Dopo essersi guardate qualche minuto senza aprir bocca, divennero d'un tratto ottime amiche. Le tende, la colazione e gli oggetti del croquet erano stati mandati innanzi. La compagnia si imbarcò e i due battelli si largarono insieme. Il signor Lawrence da terra li salutò col cappello. In un battello erano i remi Lori e Joe, nell'altro il signor Brooke e Ned. Fred Vaughn, quello turbolento dei due gemelli, faceva il possibile per farsi investire cacciandosi in mezzo con un sandolino come uno di quegli insetti che fuggono sopra l'acqua posandovi le lunghe zampe. Il cappello di Joe ebbe un gran successo, lo trovavano utilissimo. In seguito, mentre Joe remava, produceva una vera brezza refrigerante col battere delle falde enormi. Senza contare, diceva lei, che poteva servire benissimo d'ombrellone per tutti in caso di un acquazzone. Kate fu un po' sorpresa dal contegno di Joe, specialmente quando esclamava «Porca miseria!» se le sfuggiva di mano il remo, e quando sentì Lori dirle «Camerata, ti ho fatto male?» perché le aveva pestato un piede nell'andare al proprio posto. Ma, dopo ripetuti esami attraverso l'occhialino, Miss Kate venne alla conclusione che Joe era una ragazza strana ma abbastanza intelligente e si degnò di sorriderle. Nell'altro battello Meg si trovava benissimo di faccia ai due rematori che la miravano ambedue e sfoggiavano una virtuosità rara nel maneggio del remo. Il signor Brooke era un giovanotto serio e taciturno, con magnifici occhi castani e una bella voce. A Meg piacevano le sue maniere misurate e lo considerava come un'enciclopedia vivente di cognizioni utili. Egli le rivolgeva poco la parola, ma la guardava molto con occhi che Meg non se ne accorgeva, non la trovavano repulsiva. Ned, che era al collegio, naturalmente si dava tutte quelle arie che si credono in dovere di darsi le matricole. Riusciva un pochino sciocco, ma allegro e vivace, e nell'insieme un ottimo elemento in una gita. Sally Gardiner era tutta presa dalla preoccupazione di non sporcarsi la veste bianca di piqué e di parlare con l'irrequieto Fred, il cui sandolino, con grande paura di Beth, aveva il dono dell'ubiquità. Non era lontano Long Meadow, ma quando ci arrivarono la tenda era già piantata e anche i piuoli e gli archetti del gioco. Il campo verde era bellissimo, con tre grandi querce nel mezzo e una bella superficie liscia ed uguale per il croquet. «Ben arrivati a Campo Lawrence!» esclamò il giovane anfitrione, mentre la comitiva, con grandi esclamazioni di piacere, metteva piede a terra. «Brooke è comandante in capo, io sono commissario generale, gli altri sono lo stato maggiore. Voi, signorine, siete la truppa. La tenda è per voi. Questa quercia è il vostro salotto, quest'altra è la sala da pranzo, la terza è la cucina. Giochiamo una partita prima che faccia troppo caldo, poi sarà ora di pranzare». Frank, Beth, Amy e Grazia stettero a guardare. Gli altri otto giocarono. Brooke scelse per compagni Meg, Kate e Fred. Lori si prese Sally, Joe e Ned.
Gli inglesi giocarono bene, ma gli americani giocarono meglio e contesero il terreno a palmo con un ardore tale che pareva che li animasse lo spirito della guerra d'indipendenza. Joe e Fred ebbero parecchi battibecchi e una volta poco mancò non venisse a parole. Joe, passata l'ultima porta, sbagliò il colpo seguente e rimase molto male. Fred, che la seguiva da presso e ora doveva giocare prima di lei, colpì la palla, ma questa batté nel montante dell'archetto e si fermò 2 centimetri al di qua. Non c'era nessuno vicino e Fred corso a vedere, toccò la palla con un piede e la mandò un paio di centimetri al di là. «È di là, Miss Joe, ora batto io!» esclamò subito, dondolando il maglio per il nuovo colpo. «L'avete spinta, vi ho veduto, tocca a me giocare!» ribatté Joe vivamente. «No, in parola, non l'ho toccata io, avrà rotolato un po' da sé forse, ma tocca a me ugualmente, fate largo per favore, lasciatemi tirare!» «Ehi, in America non si bara, sapete? Da voi sì, mi pare!» disse Joe arrabbiandosi. «Gli Yankee sono i più grandi imbroglioni della terra, lo sanno tutti, via!» rispose Fred e colpì la palla di lei mandandola molto lontano. Aveva aperto già la bocca per dire qualcosa di grosso, ma si frenò in tempo e, tutta rossa in volto, si mise a battere un piuolo con la mazza per piantarlo meglio. Intanto Fred colpiva il segno e, tutto esultante, si dichiarava fuori. Joe si allontanò a cercare la sua palla e impiegò molto tempo a trovarla fra i cespugli. Quando ritornò, aveva l'aria calma e fredda e aspettò paziente il suo turno per battere. Le occorsero parecchi colpi per riconquistare il posto perduto e quando ci riuscì gli avversari erano prossimi alla vittoria. La palla di Kate era la penultima, ancora al principio dell'ultimo trot. «Per Diana, abbiamo vinto! Ciao Kate! Miss Joe mi deve un tiro, perciò tu hai finito!» esclamò Fred entusiasmato mentre tutti si facevano sotto per vedere il finale. «Gli Yankee hanno anche il trucco di essere generosi con gli avversari», disse Joe con un'occhiata che fece arrossire il ragazzo, «specialmente quando li battono», aggiunse mentre vinceva la partita con un colpo ispirato senza toccare la palla di Kate. Lori buttò in aria il cappello, ma poi rifletté che non stava bene esultare per la disfatta dei suoi ospiti e trattenne il «brava» che stava per gridare. Invece disse a Joe sottovoce: «Brava Joe, sei stata magnifica, ha proprio barato, sai, l'ho visto, non gli si può dire, ma non la farà più, te lo garantisco». Meg la tirò da parte con la scusa di fissarle un nastro con una spilla e sottovoce le disse: «Brava, era da perdere la pazienza, ma ti sei frenata, sono molto contenta, Joe». «Non mi lodare tanto, Meg, sapessi come mi prudono ancora le mani dalla voglia di dargli una sberla. Se non mi fermavo un po' là dietro le ortiche per far passare la rabbia, scattavo di sicuro. Ancora mi sento bollire dentro e spero che lui si tenga alla larga». E Joe, sotto l'ala immensa del cappellone di paglia, si mordeva le labbra. «È ora di colazione», dichiarò Brooke, guardando l'orologio. «Commissario generale, vi prego di accendere il fuoco e procurare l'acqua. Miss March, Miss Sally e io apparecchiamo la tavola. Chi sa fare bene il caffè?» «Joe», disse Meg, lieta di far figurare la sorella, e Joe, sicura di farsi onore con l'arte di recente acquisto, si incaricò della caffettiera. Le ragazze piccole andarono a cogliere ramoscelli secchi per il fuoco e i ragazzi ad attingere l'acqua a una sorgente vicina. Miss Kate schizzava un abbozzo della scena e Frank chiacchierava con Beth, la quale intrecciava coi vimini certe piccole stuoie da usare come piatti. Il comandante in capo e i suoi dipendenti stesero la tovaglia e vi disposero sopra in bella mostra i commestibili e le vivande, completando il tutto con una graziosa decorazione di foglie verdi. Joe annunciò che il caffè era pronto. Sedettero e mangiarono con ottimo appetito. La gioventù raramente è dispettica e il moto è un ottimo aperitivo. Fu una colazione assai allegra, tutto riusciva nuovo e divertente. Le continue risate rumorose e frequenti scossero anche l'apatia di un cavallo di età venerabile che stava brucando l'erba poco lontano. La mensa, piena di gobbe e inuguaglianze, produceva fra le tazze e i piattini dei piccoli disastri divertentissimi. Qualche ghianda dall'alto piombava giù nel latte, piccole formiche nere prendevano parte alla colazione senza essere invitate, qualche bruco pian piano scendeva lungo il tronco della quercia per venire a curiosare. Tre monelli facevano capolino dietro la siepe per guardare la scena. Dall'altra riva del fiume un cane abbaiava contro di essi, insistente, con quanta voce aveva.
Ecco il sale, se ti piacciono col sale, disse Lori porgendo un piattino di fragole a Joe. Grazie, preferisco i ragni, ella rispose, tirandone fuori due che imprudentemente avevano trovato la morte nella panna. Perché ricordarmi quell'orribile pranzo, mentre il tuo è riuscito bene per ogni verso? E con grandi risate si misero a mangiare nello stesso piatto, perché le stoviglie scarseggiavano. Ma se mi sono divertito come un matto quel giorno, protestò Lori, quando ci ripenso rido ancora. E del pranzo di oggi io del resto non ho nessun merito. Sei tu, con Meg e Brooke, che fate andare la baracca e ve ne sono gratissimo. E adesso, quando avremo ben mangiato, cosa facciamo? Lori sentiva che finito il pranzo la sua gran carta era giocata. Oh, giochi di società finché non farà un po' fresco. Io ho portato gli autori e spero bene che Miss Kate saprà qualche bel gioco nuovo. Faglielo domandare, è una signorina di ottima compagnia. Dovresti stare un po' più con lei. Miss Kate di giochi nuovi ne conosceva parecchi e quando le ragazze non vollero più mangiare e i ragazzi non poterono, tutti si riunirono nel salotto per giocare a continua tu. Kate spiegò. Uno comincia un racconto, una sciocchezza a piacere, e va innanzi finché ne ha voglia, avendo cura soltanto di fermarsi in un punto molto interessante, drammatico. Allora dà la parola ad un altro che deve fare lo stesso. È un gioco divertentissimo a farlo bene e ne viene fuori un gran pasticcio di avventure tragicomiche. Signor Brooke, cominciate voi, vi prego. Concluse Kate con un gesto imperioso che fece stupire Meg, la quale trattava il precettore con tutto il rispetto dovuto a un gentiluomo. Disteso sull'erba ai piedi delle due signorine, Brooke, obbediente, incominciò il racconto. I suoi begli occhi castani guardavano fissi lontano sull'acqua del fiume scintillante di riflessi. C'era una volta un cavaliere che andava per il mondo in cerca di fortuna, perché non possedeva altro che la sua spada e il suo scudo. Così andò per quasi 28 anni, e furono anni duri, finché giunse al palazzo di un vecchio re, il quale offriva una ricompensa a chi riuscisse a domare un puledro, bellissimo ma indomito, che gli era molto caro. Il cavaliere accettò la prova e andava innanzi adagio, ma con buon risultato. Il puledro era di sangue vivace, e presto imparò ad amare il nuovo padrone, ma era assai capriccioso. Ogni giorno il cavaliere, nel fargli la lezione, attraversava la città a cavallo e sempre con lo sguardo cercava un certo bel viso che tante volte aveva visto in sogno, ma senza incontrarlo nella realtà. Un giorno, nel discendere caracollando una stradetta tranquilla, vide alla finestra, in un castello cadente, il bel volto dei suoi sogni. Tutto contento, domandò chi abitava nel vecchio castello. Gli fu risposto che c'erano 7 principesse tenute prigioniere da un incantesimo e obbligate a filare tutto il giorno per mettere insieme il denaro del riscatto. Al giovane cavaliere venne una gran voglia di liberarle, ma era povero e tutto quello che poteva fare era di passare ogni giorno sotto la finestra, cercando con gli occhi quel bel viso e sospirando di poterlo vedere fuori alla luce del sole. Alla fine si fece coraggio ed entrò nel castello per chiedere alle principesse se poteva aiutarle in qualche modo. Bussò alla porta, che si spalancò, e cosa vide il cavaliere? Una dama di bellezza meravigliosa, continuò Kate, lettrice e ammiratrice di romanzi francesi, che esclamò finalmente. È lei, esclamò a sua volta il conte Gustavo, e le cadde ai piedi in un trasporto di gioia. Levatevi, ella disse tendendogli la bella mano candida. Giammai finché non mi direte come salvarvi, giurò il cavaliere, sempre inginocchiato. Ahimè, il mio crudele destino mi condanna a rimanere qui finché il mio tiranno non sia ucciso. Dov'è il fellone? Nella gran sala color viola. Andate, o mio prode, e salvatemi dalla disperazione. Obbedisco e tornerò vincitore o morto. Con tali parole frementi egli si levò e corse al salone viola, ne spalancò la porta e mentre stava per entrarvi ecco che gli arriva una gran botta con un enorme dizionario greco tiratogli sulla testa da un vecchio in toga nera, disse Ned. Ma in un istante, ser non so che, si riscosse e defenestrò il fellone. Si volse quindi per tornare alla dama, vittorioso ma con un bernoccolo sulla fronte, grosso tanto. Trovò la porta serrata a chiave, ma lacerando le tendine delle finestre improvvisò una corda a nodi e con essa si calò giù. A mezza strada, però, la corda si ruppe e
ed egli precipitò da un'altezza di 60 piedi nell'acqua. Ma siccome nuotava come un pesce, fece il giro del fosso di cinta e riuscì davanti a una porticina che era guardata da due grossi individui. Li afferrò, sbatté insieme le teste che scricchiolarono come due noci schiacciate. Poscia, con un lieve sforzo dei suoi muscoli d'acciaio, sfondò la porticina e salì due rami di una scala di pietra ricoperta di un palmo di polvere e da rospi così grossi e da certi ragni smarce da farvi venire un attacco isterico. Giunto in cima, si trovò davanti a uno spettacolo che gli tolse il fiato e gli gelò il sangue nelle vene. Una figura imponente, ammantata di bianco e velata, con una lampada nella mano bianca e spettrale, proseguì Meg. La figura gli fece un cenno e lo precedé con passo silenzioso per un corridoio scuro e muto come una tomba. Lungo i due muri si allineavano fantasmi lucenti di armi. Nel silenzio sepolcrale la lampada splendeva di una luce azzurra. Ogni tanto la guida misteriosa si rivoltava a guardare il cavaliere e un lampo dei suoi occhi guizzava attraverso il velo bianco. Giunsero ad una porta chiusa con una cortina oltre la quale si udiva una musica celestiale. Il cavaliere si slanciò per entrarvi, ma lo spettro lo trattenne e gli agitò davanti agli occhi minacciosamente. «Una tabacchiera!» disse Joe con un tono sepolcrale che fece sbellicare da ridere tutti quanti. «Oh, grazie!» disse il cavaliere inchinandosi e accettò una presa di tabacco che gli fece fare 7 sternuti così violenti che la testa gli si staccò dal busto e rotolò per terra. Il fantasma, ridendo di un riso sardonico, mise l'occhio al buco della chiave e spiò. La principessa era sempre là e filava sempre, disperatamente. Allora il fantasma raccolse la vittima e la mise in una grande scatola di latta, nella quale c'erano gli altri 11 cavalieri senza testa, stretti come tante acciughe, i quali tutti si levarono e si misero a ballare il saltarello, interruppe Fred, approfittando di una pausa che fece Joe per riprendere fiato. E a quella danza tutto il vecchio castello si convertì in un istante, miracolosamente, in un vascello da guerra con tutte le vele. Su il fiocco, prendete il terzaruolo alle drizze di gabbia, la barra sottovento, tutta la gente ai pezzi! Tonò il capitano, mentre un pirata portoghese appariva all'orizzonte con una bandiera al trinchetto nera come l'inchiostro. Da bravi, miei prodi, disse il capitano, e una battaglia terribile cominciò. Vinsero gli inglesi, come sempre, e fatto prigioniero il capitano del pirata, occuparono i ponti della goletta, che erano ricoperti di cadaveri, perché l'ordine era stato sciabole in pugno e vendete cara la vita. Secondo Nostromo, fate un cappio con la scotta del fiocco volante e impiccate questo fellone se non confessa i suoi peccati a gran velocità, comandò il capitano inglese, ma il portoghese, duro, non apriva bocca. Allora lo mandarono fuori sulla tavola per fargli fare il tuffo. Tutti applaudivano come pazzi. Ma lui, furbo, si buttò giù e ritornò su sotto il vascello e gli fece un buco nel fianco. Il vascello, con tutte le vele spiegate, andò a fondo, giù, giù. Oh, signore, cosa posso dire io adesso? Esclamò Sally, mentre Fred, dopo quel pasticcio di espressioni nautiche spropositate e di episodi tolti da un libro che leggeva in quei giorni con entusiasmo, chiudeva la bocca e non aggiungeva parola. Ecco, dirò allora che andarono a fondo, dove li ricevette una sirena bellissima e cortesissima, che rimase molto male vedendo quella scatola di cavalieri senza testa. Per ogni buon fine li mise devotamente in salamoia, nella speranza di scoprire il mistero, perché come tutte le donne la sirena era curiosa. Ben presto calò giù un palombaro e la sirena gli disse: «Questa bella cassetta di perle è vostra se riuscite a riportarla su», perché voleva richiamarli in vita, quei poveretti, ma a riportarli a galla non ce la faceva, pesavano troppo per lei. Il palombaro, allora, portò su la cassa, ma quando la perse, ebbe una gran delusione perché le perle non c'erano, perciò l'abbandonò in un gran campo deserto, dove la ritirò a una piccola guardiana d'oche, la quale ne aveva 100, tutte grasse», disse Amy quando, esaurita l'ispirazione di Sally, toccò a lei proseguire. La piccola guardiana ebbe molta compassione di quei poveretti senza testa e si rivolse ad una vecchia domandandole cosa poteva fare per aiutarli. «Te lo diranno le tue oche, perché sanno tutto», le disse la vecchia.
E allora la piccola guardiana domandò alle oche cosa poteva mettere al posto delle teste mancanti. Le 100 oche spalancarono 100 becche e strillarono: «Cavoli!» esclamò Lori, pronto. «Proprio quello che ci vuole!» disse la ragazza e corse nell'orto a coglierne 12 bellissimi. Collocatili al posto delle teste, i 12 cavalieri tornarono subito vivi. Le dissero grazie e se ne andarono per i fatti loro, tutti contenti, senza notare nulla di straordinario, perché di teste fatte come le loro ce ne sono tante altre nel mondo e nessuno si accorge della differenza. Il cavaliere del nostro racconto ritornò in cerca del bel viso e gli dissero che le principesse Fila e Fila avevano finalmente conquistata la libertà e tutte erano già fidanzate meno una. A tale notizia egli fu preso da una grande agitazione e, saltando in groppa al fedele destriero che non lo abbandonava mai, galoppò verso il castello. Voleva vedere qual era la principessa ancora libera. Guardando al di sopra della siepe, scorse la regina del suo cuore in giardino che coglieva fiori. «Mi date una rosa?» le chiese. «Venite a prenderla voi, io non posso portarvela, non sta bene», rispose lei con una voce dolce come lo zucchero. Allora egli si mise a scavalcare la siepe, ma la siepe sembrava che diventasse sempre più alta. Allora cercò di passarvi dentro, ma la siepe sembrava si facesse sempre più fitta. E il cavaliere era disperato. Cominciò pazientemente a rompere un ramoscello dopo l'altro e così riuscì ad aprire un passaggio ristretto e per quel foro supplicava la bella: «Fatemi entrare, fatemi entrare!» Ma la bella principessa pareva che non capisse. Raccolse tranquillamente le rose che aveva colte e se ne andò, lasciandolo alle prese coi rovi della siepe per entrare. Se ci riuscì o no, ve lo dirà Frank. «Non posso io. Io non sono nel gioco, non ci sto mai», disse Frank, spaventato dalla situazione sentimentale da cui bisognava tirar fuori la coppia inverosimile. Beth si era nascosta dietro Joe e Grazia si era addormentata. «E così, quel povero cavaliere lo vogliamo proprio lasciare infilato nella siepe?» chiese il signor Brooke, guardando sempre il fiume e giocando con la rosellina selvatica che si era infilata nell'occhiello. «Beh, immagino che la principessa, dopo qualche tempo, gli avrà dato un fiore e gli avrà aperto il cancello», disse Lori, sorridendo fra sé, mentre tirava delle ghiande al suo precettore. «Bel pasticcio abbiamo messo insieme, ma con un po' di esercizio credo che si riuscirebbe a combinare qualcosa di buono. Conoscete la verità?» domandò Sally quando ebbero finito di ridere dello sconclusionato racconto. «Spero bene», disse Meg seria. «Voglio dire il gioco che si chiama la verità». «E com'è?» chiese Fred. «È così, si tira il conto, e quello che viene fuori deve rispondere alle domande che gli fanno gli altri, ma deve dire sempre la verità. È divertentissimo». «Proviamo», disse Joe, che amava le cose nuove. Miss Kate e Mr. Brooke si ritirarono, e così pure Meg e Ned. Rimasero Fred, Sally, Joe e Lori, che fecero il conto. Uscì Lori. «Quali sono i tuoi eroi?» gli domandò Joe. «Il nonno è Napoleone». «Chi è secondo te la più bella qui?» chiese Sally. «Margherita». «E chi ti piace di più?» fu la domanda di Fred. «Joe, si capisce». «Che domande stupide!» disse Joe, crollando le spalle. Tutti risero e guardarono Lori, che era serissimo. «Ancora, ancora», disse Fred, «mica male questo gioco». «Oh, è bello per voi», ribatté Joe sottovoce. Rifatto il conto, toccò a lei rispondere. «Qual è il vostro difetto più grosso?» le domandò Fred, per mettere alla prova in lei la virtù che a lui mancava. «Scatto facilmente». «Cosa desiderate più di ogni altra cosa?» chiese Lori. «Un paio di stringhe da scarpe», rispose Joe evasivamente, perché indovinava lo scopo della domanda. «Non è una risposta, si deve dire proprio la cosa che si desidera di più». «Avere del genio, vorresti potermelo dare tu, Lori?» e sorrise maliziosa mentre Lori rimaneva deluso. «Quali virtù apprezzi soprattutto in un uomo?» fu la domanda di Sally. «Il coraggio e l'onestà». Poi toccò a Fred di rispondere alle domande. «Dagli il fatto suo!» bisbigliò Lori a Joe, che accennò di sì col capo e fece la prima domanda. «Non avete barato poco fa al croquet?» «Ecco, dirò un pochino sì». «Bene», fece Lori, «il vostro racconto non l'avete tolto dal leone di mare?» «In parte sì». «E adesso, Miss Sally, tocca a voi», disse Lori, senza tirare il conto. «Siete l'ultima».
Per cominciare, voglio farvi arrabbiare. Siete convinta o no di essere un tantino civetta? Intanto Joe, con grazioso sorriso e un inchino, faceva la pace con Fred. Impertinente, esclamò Sally. Non sono affatto civetta io. Ma l'aria con cui lo disse smentiva le parole. E Fred, che cosa odiate più di ogni altra? I ragni e il budino di riso. E che vi piace di più? Oh, la danza e i guanti di fabbrica francese. Beh, concluse Joe, dopotutto non è un granché questo gioco, mi pare molto sciocco. Troviamone uno più intelligente per rinfrescarci la memoria. Giochiamo un po' agli autori. Ned, Frank e le più piccole giocarono anche loro. I più attempati stettero da una parte a commentare. Miss Kate tornò al suo albo di disegni, Meg la stette a guardare e Brooke si distese sull'erba con un libro ma senza leggerlo. Come siete brava, vorrei saper disegnare anch'io, disse Meg con ammirazione e con rimpianto. E perché non imparate? Gusto e talento ne avete, credo, le rispose Kate graziosamente. Non ho tempo. Oh, forse vostra madre preferisce che abbiate altre abilità. È così? Anche la mia, del resto, ma io le dimostrai che avevo disposizione. Presi qualche lezione privatamente e lei allora fu ben contenta che continuassi. Perché non fate così anche voi con la vostra istitutrice? Non l'ho, l'istitutrice. Ah già, me ne scordavo. In America le signorine vanno a scuola più a lungo che da noi. Ottime scuole anche, mi dice papà. Voi andate a una scuola privata, immagino. Non ci vado affatto, faccio l'istitutrice io stessa. Oh, guarda, esclamò Miss Kate, ma con un tono che pareva dicesse: Che orrore! Meg si fece rossa, si pentiva di essere stata così sincera. Mr. Brooke levò gli occhi dal libro e osservò pronto: Le signorine americane amano l'indipendenza come l'amavano i loro antenati, e quando si mantengono da sé la gente le ammira e le stima. Capisco, capisco, è molto bello, è decoroso da parte loro. Anche da noi abbiamo tante signorine rispettabilissime che fanno così e sono preferite dalla nobiltà perché, come figlie di un gentleman, sono ben educate e istruite. Mi spiego? Disse Miss Kate con un tono di degnazione che urtava l'orgoglio di Meg. In quel momento il suo lavoro le parve non solo ingrato, ma quasi disonorante. Va bene la romanza tedesca? Chiese Brooke per rompere un silenzio penoso. Oh sì, benissimo, è molto carina e sono ben grata a chi me l'ha tradotta, rispose Meg, rasserenandosi. Non lo sapete, il tedesco? Domandò Miss Kate con aria sorpresa. Non lo so tanto bene. Mio padre che me l'insegnava ora non c'è e da sola non cammino spedita perché non ho chi mi corregga la pronuncia. Provate un po' adesso. Questa è la Maria Stuarda di Schiller ed eccovi qui un maestro che ci prova piacere ad insegnare, disse Brooke, posandole sulle ginocchia il suo libro con un sorriso di incoraggiamento. Oh, è troppo difficile, ho paura, disse Meg, riconoscente ma imbarazzata dalla presenza di quella signorina tanto compita. Ne leggerò un po' io per farvi coraggio, disse Miss Kate, e lesse uno dei passi più belli, senza un errore, ma anche senza espressione. Brooke non fece commenti. Kate restituì il libro a Meg, la quale osservò senza malizia. Credevo che fosse in versi la Maria Stuarda. In parte sì, provate qui, disse Brooke facendo un sorrisetto strano e aperse il libro dov'è il lamento dell'infelice Maria. Meg seguì docilmente il lungo filo d'erba col quale il suo nuovo maestro le indicava le parole e lesse adagio, assai timida. Inconsciamente, di quelle parole aspre e dure, lei ne faceva della poesia, grazie all'intonazione dolce della sua voce musicale. L'indice verde correva lungo le righe, giù, giù, fino in fondo alla pagina. Ben presto, la bellezza della scena dolorosa le fece dimenticare l'uditorio. Leggeva come se fosse sola, dando un po' della loro espressione tragica alle parole della sventurata regina. Se in quel momento avesse veduto come la guardavano lì accanto due begli occhi neri, ella si sarebbe fermata di botto e addio lezione. Ma ella non levava gli occhi dal libro e così arrivò alla fine del passo. Molto bene, osservò Brooke appena ella tacque. Aveva finto di non accorgersi dei non pochi errori, ascoltando con l'aria di uno che prova piacere ad insegnare, come diceva. E diceva la verità.
Miss Kate si portò l'occhialino alla faccia e, dopo aver osservato un momento la scenetta che aveva dinanzi, chiuse l'albo degli schizzi e disse con degnazione: «Avete un bell'accento e col tempo leggerete molto bene. Vi consiglio di imparare. Il tedesco è un ottimo requisito per fare l'insegnante. Ora bisogna che io vada un po' a sorvegliare Grazia, se no quella si scatena». E se ne andò solenne, riflettendo fra sé: «Ma non sono mica venuta a fare da paravento alle maestrine, anche se sono giovani e graziose come questa qui. Che gente curiosa, questi Yankee. Ho paura che guastino Lori». E Meg, seguendola con gli occhi mentre si allontanava, diceva: «Mi ero scordata che la gente in Inghilterra, le istitutrici, le guarda un po' dall'alto in basso e non le tratta come si fa qui. Anche per gli istitutori, sapete, la vita non è tanto bella in quel paese là. L'ho provato io, anche troppo. Per noi che si lavora, non c'è un altro paese come l'America, signorina Margherita». E Mr. Brooke sorrideva così contento ed allegro che Meg si vergognò di aver lamentata la propria sorte e disse: «E allora sono ben contenta di viverci in America. Il mio lavoro non mi piace, ma dopo tutto me ne dà di soddisfazioni. Non voglio lamentarmi allora. Vorrei solo amare l'insegnamento come lo amate voi. Credo che lo amereste voi pure se aveste un allievo come Lori. Mi dispiacerà molto l'anno prossimo quando lo perderò», disse Mr. Brooke, occupatissimo a scavare una buca nel suolo erboso con la punta del bastone. «Va al collegio, eh?» chiese Meg con le labbra, ma lo sguardo chiedeva pure: «E di voi che ne sarà?» «Eh sì, è ora che ci vada, è quasi pronto, e appena ci va, io andrò a fare il soldato». «Molto bene, secondo me tutti i giovani ci dovrebbero andare», esclamò Meg. «È duro per le madri e per le sorelle, però, che restano a casa», aggiunse con tristezza. «Io non ho né madre né sorelle, ed ho anche pochi amici, ai quali importi se io viva o muoia», disse Brooke con amarezza, e intanto distrattamente metteva la rosa morta dentro la buca che aveva scavato e la ricopriva di terra. «Oh, non dite così! A Lori e al nonno importerebbe molto», disse Meg convinta, «e anche a noi tutte dispiacerebbe tanto se vi accadesse qualcosa di male». «Vi ringrazio, fa piacere sentirsi parlare così», cominciò Brooke rasserenandosi, ma prima che finisse il discorso arrivò Ned in groppa al vecchio cavallo, sul quale andava in giro per far vedere alle signorine la sua bravura di cavaliere. E per quel giorno addio quiete. «Non vi piace andare a cavallo?» domandò Grazia ad Amy in un momento che si riposavano un po' dopo una corsa intorno al campo con gli altri al seguito di Ned. «Mi piacerebbe tanto. Meg ci andava quando papà era ricco, ma ora i cavalli non li teniamo». E Amy aggiunse ridendo: «Eccetto Ellen Tree». «E chi è Ellen Tree? Un somaro?» domandò Grazia incuriosita. «Ecco, Giova matta per i cavalli, e io pure, ma non possediamo altro che una vecchia sella d'Amazzone. E cavalli, niente. Nel giardino c'è un albero che ha un bel ramo basso, quasi orizzontale. Su questo ramo io ci ho messo la sella e ci ho attaccato le redini dalla parte dove è più alto, e quando ne abbiamo voglia si parte al galoppo sull'albero cavallo». «E buffa, to'!» esclamò Grazia ridendo. «Io a casa ho un cavallino da sella e monto quasi tutti i giorni al parco con Fred e con Kate. È divertentissimo, ci vengono anche gli amici, è pieno sempre di signore e di signori al Row». «Ah, che bellezza!» disse Amy. «Un giorno spero che ci andrò all'estero, ma piuttosto che a Row preferirei andare a Roma». Amy non aveva la più lontana idea di che cosa fosse il Row, e lo credeva forse un paese, ma si guardava bene dal domandare spiegazioni. Frank, il quale era seduto proprio alle spalle delle ragazzette, udiva il loro discorso e allontanò da sé la gruccia con un gesto di impazienza, osservando tutti quei ragazzi pieni di vita che facevano ogni sorta di giochi. Beth, che stava raccogliendo le carte disperse del gioco degli autori, levò lo sguardo e disse col suo tono timido ma affettuoso: «Temo che siate stanco, posso fare qualcosa per voi?» «Oh, parlatemi un po', ve ne prego. È noioso stare a sedere qui solo, solo», le rispose Frank, il quale evidentemente in casa era avvezzo a vedere tutti occuparsi molto di lui. Se le avessero detto di fargli un discorso in latino, non sarebbe stata un'impresa più difficile per la povera Beth, così timida, ma non sapeva dove scappare.
Non c'erano le spalle di Joe per nascondervisi dietro, e il povero ragazzo la guardava con certi occhi tanto ansiosi che ella si fece coraggio e si decise a tentare. «Di che cosa debbo parlarvi?» gli chiese, e intanto metteva in ordine il mazzo delle carte che le sfuggivano di mano ad ogni momento. «Ecco, mi piace sentir parlare di cricket, di barche e di caccia a cavallo», disse Frank, che ancora non aveva imparato a preferire i divertimenti più adatti per le sue condizioni fisiche. «Oh, signore, cosa vi posso dire? Sono tutte cose di cui non so niente», pensò Beth. Nella sua agitazione non ricordava più la disgrazia del ragazzo e, nella speranza di farlo parlare, gli diceva: «La caccia a cavallo non l'ho vista mai, ma credo che voi la conosciate bene». «Oh, una volta sì, cacciavo, ma ormai non posso più. Mi sono fatto male saltando una maledetta staccionata con 5 traverse, e da allora per me, addio cani, addio cavalli», disse Frank con un sospiro, e Beth si rimproverò subito l'ingenua topica. «Da voi avete i cervi? Sono molto più carini dei bisonti che abbiamo noi qua», ella disse, mentre il suo sguardo girava per la prateria, quasi a cercarvi un aiuto e un'ispirazione. Dalle parole di Frank capì che egli aveva letto uno dei libri che piacevano a Joe e ne fu contentissima. I bisonti servirono egregiamente alla bisogna. Nella sua premura di piacere agli altri, Beth dimenticava se stessa e non si accorse della lieta sorpresa che dimostrò sua sorella alla vista insolita di quella Betty in conversazione con uno dei ragazzi, lei che prima ne aveva tanta paura ed aveva pregato di esserne protetta. «Cara, guarda com'è buona con lui, come ne ha pietà», disse Joe sorridendo da lontano allo spettacolo. Era con le altre sul terreno del croquet, e Meg, convinta, confermava: «L'ho sempre detto che è una piccola santa». «Sapessi quanto tempo è che non lo sento ridere così di gusto». «Frank», disse Grazia ad Amy, mentre sedevano ambedue a parlare di bambole, preparando un servizio da tè per le stesse con le piccole coppe delle ghiande. «Mia sorella sa anche essere molto esigente quando ne ha voglia», disse Amy, lieta del successo di Beth. Voleva dire seducente, ma Grazia ignorava il significato di ambedue gli aggettivi, sicché tutto andò bene. La fine del pomeriggio fu occupata da un circo improvvisato e da una partita amichevole a croquet. Al tramonto, piegata la tenda, riempiti i canestri, spiantati i piuoli, ogni cosa venne caricata nei battelli. La compagnia discese il fiume alla deriva cantando a voce spiegata. Ned diventò sentimentale e belò una romanza il cui ritornello diceva: «Solo, solo, oh guai all'uomo che è solo». Quando giunse ai versi: «Abbiamo entrambi un cuore, siamo giovani ambedue, perché vivere così freddi e lontani?» guardò Meg con un'espressione tanto sdolcinata che lei scoppiò a ridere e addio effetto. «Perché così cattiva con me?» le bisbigliò poi in un momento che il coro a gran voce gli copriva le parole. «Sempre cucita a filo doppio con quella inglese dura dura, e anche adesso ridete di me. Non l'ho fatto apposta, ma eravate così buffo che proprio non mi sono potuta frenare», gli disse Meg, senza rispondere alla prima osservazione perché era proprio vera, si ricordava del ballo dai Moffat e delle chiacchiere. Poco soddisfatto, Ned si rifugiò da Sally e le disse in tono alquanto acre: «Non ha nemmeno per 2 soldi di civetteria quella ragazza, è vero?» «È vero, ma è tanto simpatica», ribatté pronta Sally. Riconosceva il difetto, secondo lei, dell'amica, ma la difendeva. «E sa anche adoperare la lingua», disse Ned ridendo. Voleva fare lo spiritoso e ci riusciva, come ci può riuscire un uomo molto giovane. La compagnia era giunta al praticello nel giardino dei Lawrence, dove si divise con molti buonasera e ciao. I Vaughan partivano per il Canada. Le 4 sorelle rincasarono attraverso la siepe di divisione, Miss Kate le guardò allontanarsi e, smesso il tono di protezione, osservò: «Boh, dopo tutto, sono molto simpatiche a conoscerle, queste ragazze americane, forse un po' espansive». «Ne convengo perfettamente», disse il signor Brooke.